Francesca. Ciao ragazzi. Stiamo abbronzando come potete vedere. Sì, magari. Stiamo per andare a fare una trucco intervista perché sta uscendo, no, è uscita da pochissimo. È uscita da poco, ma è ancora in onda. È ancora in onda la quinta stagione di Che Dio ci aiuti. C'entra l'America con questa stagione, giusto? C'entra l'America con questa stagione. C'entra New York. Non possiamo dire moltissimo. Poco. Lo vedrete nelle prossime puntate. Ti direi di venire a casa mia. Sei pronta? Sì. Ho inventato questa tecnica, ci stiamo veramente tra seconde ad arrivare, basta fare un saltino. Ah davvero? Sì, sì. Ma che mezzi. Vieni, che prova. Qua. Uno, due, tre. Ehi! Fatto. Ah! Hai visto? E il mio cappotto dove finisce? È rimasto di là. Ma no. E io sono pronta. Tu sei pronta? Sì, no, mi devi far scoprire questo il mondo di Clio, voglio scoprire oggi. Beh, io e noi invece loro vogliono scoprire anche il tuo mondo. È vero, hai ragione, però io sono curiosa di te, loro sono curiosi di me, quindi adesso oggi parliamo di tutto. Esatto, parliamo di tutto, inizio semplicemente mettendoti una mollettina. Così queste mollettine. Carine, eh? Così togliamo i capelli da davanti. Mi è già un po' pulita tutta, struccata, sì, quindi è andato via tutto quel pochino che avevo messo per coprire i miei brufoli. E io inizio con la skin care, che per me è la cosa più importante, quindi inizio idratandoti la pelle con un siero, una maschera per gli occhi e un po' di cremina. Nel frattempo tu, vedi? Tu nella vita reale ti trucchi tanto? Nella vita reale no, forse perché nella vita appunto lavorativa devo. Eh sì. Però non è che sono contro il make-up, mi piace molto basico. Anche poi nei periodi in cui ho la pelle particolarmente pulita, diciamo, mi trucco gli occhi, però la base solitamente non la metto. Quindi non le labbra? Perché io dalle foto che ho visto di te agli eventi, di solito c'hai sempre anche dei bei rossetti intensi. Allora, o metto dei bei rossetti e non trucco l'occhio. Ok. O trucco l'occhio. E non diciamo, da quando ho tagliato i capelli trucco più l'occhio. In questo periodo, con questo taglio corto, mi piace più l'occhio un po' col cajal. Ma azzurra la vedremo con capelli sempre lunghi o anche corti? Azzurra serie? Sempre lunghi. Aspettato, perché avevo deciso già prima di tagliarli. La prima domanda che mi ho fatto oggi quando mi hanno visto: ti sei pentita di aver tagliato? Ma perché io quando li ho tagliati mi sono pentita dopo due giorni, ero tipo no, li rivolgo indietro, cosa faccio, l'extension? Io inizio a parte le sopracciglia mentre tu mi racconti un ecco pochino. Questa roba io la devo vedere. Niente, questo è praticamente un pennarellino che mi permette di fare un effetto pelino naturale, anche perché comunque tu c'hai già delle bellissime sopracciglia, sei fortunata. Però le voglio riempire sì qui alla base sempre. Mentre mi faccio pelo per pelo, tu mi puoi raccontare un pochino qualcosa di questa quinta stagione? Allora, questa quinta stagione calcola è iniziata... Che loro vedranno già che ci sarà la terza puntata. Ok. Questa quinta stagione è iniziata appunto con questa bad news, che è appunto Azzurra, il mio personaggio, si ritrova Vedova. Vedova. Per tutti gli amanti della serie che hanno creduto in questa storia, in questo amore tra i due, ovviamente alcuni non l'hanno presa benissimo questa notizia. Credo che vada vista questa serie perché ci sono un sacco di cambiamenti, un sacco di cose veramente belle e nuove. Quest'anno Azzurra ha un bel cambiamento. Secondo me poi è bene cambiare, perché spesso, essendo anch'io appassionata di serie, mi rendo conto che se tu sai già, ok, queste due persone sono insieme, dopo un po' la storia si muore lì. Quindi sì, dover fare delle scelte a volte. Poi non è la realtà, io lo ridico. Non è la realtà. Permette di far sì che la serie poi possa avere nuova linfa e nuovi percorsi da esplorare. Sì, sì. Le scene del pianto, mi hanno chiesto tantissime persone, come fai a piangere? Perché allora, effettivamente io... metti la cipolla. Guarda, quando scrivono queste scene è difficile anche per me interpretarle. No, io non riesco né con la cipolla né con, sai che usano il mentolo. Non so, io non so proprio. Sì, alcuni attori, perché magari hanno un'altra tecnica, usano il mentolo. Io purtroppo mi immedesimo. Ah, quindi ti viene proprio da piangere? Sì, sì, no, io piango veramente, cioè io finisco quelle scene che sono distrutta emotivamente. Mi è capitato di girare pure più di una scena così complicata al giorno, cioè dicevo, madonna, perché oggi tutte oggi, no, vi prego. Poi mi capitava sempre nei momenti più di felicità, arrivo sul set, yeah! Oggi muore tua fratella! Oggi succede questo! Quindi spesso faccio una playlist che l'ascolto prima su delle canzoni che mi rievocano magari delle sensazioni o magari il pianto o dei momenti non bellissimi nella mia vita. Tu hai iniziato come Miss Italia? Sì.
Cioè, questa è stata la prima cosa che hai fatto a giovanissima. Sì, io vivevo a Barcellona Pozzolicotto, volevo okay. fare l'attrice e l'unica cosa che vedevo più facile per poter arrivare in questo mondo, io non speravo di vincere, speravo di arrivare alla prima magari. No, di trovare qualcuno che mi suggerisse o mi notasse o mi indirizzasse, perché quando ero in Sicilia non avevo nessun tipo di informazione, capisci? Però quindi era cioè tu volevi già partire? Io volevo fare l'attrice. Cioè, è una delle cose più difficili. Io, ad esempio, ho fatto pochi video dove dovevo recitare e nella mia testa funzionava. Poi quando mi sono rivista ero veramente un cane. Cioè, proprio che tu ti guardi e dici, no, Clio, cioè proprio... Devi vivere quella situazione. E in primis sei te che non devi recitare. Con Dio ci aiuti, da adesso sono 5 stagioni, sì. Tanti anni, perché dal 2010 abbiamo iniziato. Sì, però facciamo una serie, cioè una stagione ogni 2 anni praticamente, perché c'è il momento di scrivere. Pensi di essere cresciuta in questi anni? Beh, sono cresciuta anche... Come attrice anche cambiata, ti vedi diversa anche nel tuo modo di imparare le cose o esporti? Trovi che c'è una differenza, hai imparato qualcosa dai tuoi compagni? Il mio lavoro cresce anche in base a... cresce insieme a te. Nel senso che più esperienza hai, più cresci come persona, no? Più hai un bagaglio vasto di esperienze, più ne riesci a dare. È cambiato poi, in questi anni sono pure diventata mamma, quindi la mia emotività è sicuramente più... sono più sensibile, tu mi puoi capire. Eh beh, sì. Quello è un antirossori. Antirossori? Mm-hmm. È il loro siero di punta. Che ma te la metti sotto il fondotinta, sotto la crema e... È uno di quei prodotti proprio che aiutano se tende ad avere un po' di pelle rossa, adesso con gli sbalzi di temperatura. Io voglio tutto. Questo, ok, io adesso di notte ruberò tutto. Ma no, ma queste cose che lei usa, capito? Tutte queste creme, questa roba figa. Questo è? Un correttore, semplice. Quindi non ho mai usato questi con il pompon. A me piace il pompon. Lo metto e poi io uso sempre la spugnetta con la quale ho messo il fondotinta, oppure una più piccolina, oppure un pennello, a seconda della giornata cambio. Pressare bene il prodotto in modo che... si assorba. Esatto, non sia troppo in superficie, che io odio i trucchi, quelli che si vedono in superficie, i paltoni. Azzurro però nella serie è una fashion victim, anche make-up un po'? Quindi sì, tutto ciò che riguarda l'estetica, il mondo dell'estetica. Il percorso di Azzurra viene da una famiglia, padre è un notaio, quindi benestante, solo che l'hanno sempre educata con la parte materiale della vita, no? Ah. Quindi diciamo che lei arriva nella prima serie in questo convento totalmente attaccata a tutto ciò che... E il denaro, i soldi, Chanel e tutta questa roba qui, e pochissimo alla parte umana, che è una cosa che spesso succede, no? Ma non perché tu non ce l'abbia, perché non ti hanno educata a questo. Quindi il suo percorso all'interno del convento è proprio l'attaccamento alla parte umana, per scoprire se stessa internamente, per com'è realmente Azzurra. Però sì, diciamo che il materiale poi non è che ne riesce a far via, almeno totalmente, no? È sempre è molto attaccata alla bellezza estetica. Intanto scopro i suoi trucchi, vediamo se c'è qualche altro consiglio da darvi. Mamma mia, c'è di tutto, non ci capisco niente. Posso aprire, vero? Vai. Questa è la cipria. Io non amo la cipria. Neanch'io. La metto soltanto pochissima, non su tutto il viso, ma soltanto un po' sulla zona T. Invece al cinema ti riempiono. Eh no, lì ti riempiono. Odio. Vado con un po' di terra. Sì. Quella posso. Sì, quella mi può riempire di terra. I vestiti di Azzurra. So che spesso e volentieri sono proprio i tuoi. Attingi dal tuo guardaroba. La costumista... Monica Celeste, con cui ho un bellissimo rapporto, e anche con la truccatrice, con Betty e Midi. Però la costumista, sì, sa che ho abbastanza, diciamo che ho un bel guardaroba, quindi ogni tanto, tipo quest'anno, a un certo punto, infatti, vengo a trovare a casa, a Bassano del Grappa. Tornata a Roma con 2 scatole di roba, che ovviamente avevo un po', che, sai, quando poi non le riusi le cose. E sì, abbiamo usato un po' del mio guardaroba personale. Eccola che si fa sentire. Questo è Oscar, ci abbiamo il gatto.
Ma tu adesso sei a New York, come mai? Brava. Qual è il senso della mia vita? Perché? Vabbè, accompagnare il mio compagno nel suo percorso lavorativo, no? Non avresti mai scelto New York? Io ho sempre amato New York, quindi quando poi me l'ha detto sono stata anche felice. Ma sì, c'entra qualcosa New York con la nuova stagione? Perché so che non puoi fare troppi spoiler, però mi dicono che qualcosa c'entra. Allora, qualcosa c'entra, però veramente è un argomento che posso, delicato, che posso toccare poco, sì, perché... Orange intanto? Diciamo che Azzurra avrà a che fare con New York. Sarà quindi qualcosa l'avete girato qua? No. Sì, sì, sì. Ma se non avessi fatto l'attrice, cosa avresti fatto nella vita? La spia. La spia? Sono attratta da tipo le spie, non so, le... No, vabbè, però non sarei mai capace di farlo, parlo troppo. Oh, Oscar! Abbiamo un amico qua, ciao! Salute. Oh, mi sta ficcando Luca! Oscar! Oh, Ginger! Ginger, no! Ginger, via! Tu non mi hai fatto un tutorial dove qualcuno ti trucca? Sì? Sì, mi ha truccato Lisa Erridge, che è la National Makeup Artist di Lancome. Ah! Global. Sì, scusa, no, Global. E ti è piaciuto? Sì! E tu tipo quel trucco, come si chiama quello là che ti modifica? Il contouring. Il contouring, lo sai fare? Sì. Però non mi piace. No, però cioè, non mi piace fare. Sì. Voglio vedermi trasformare. No, perché poi ho fatto anche. Sono andata... sempre stata curiosa, ma ho paura di metterlo. Che tipo. Oddio. Un giorno lo volevo provare. No, allora, di sembrare. Perché o lo sai fare bene. Sì, o sembri. No. Sembra un mostro. Me lo farai un giorno? Va bene. Quindi ci rivedremo qui per un contouring. Va bene. Guarda verso l'alto. Il Veneto. Conosci il Veneto, eh? Sua compagna Veneto. No, ma anche tantissime amiche mie, sempre fatto parte della mia vita. Diciamo che siamo abbastanza fighe, abbiamo Belluno, un'altra mia carissima amica di Cittadella, un'altra chiara amica che poi quella che mi ha presentato il mio compagno è di Bassano del Grappa, quindi sempre stata vicina a voi veneti, non so. Ma a proposito, credi ancora nell'amore, nella serie? Azzurra, credi ancora nell'amore dopo che gli è morto? Allora, in queste prime puntate no. No, ha detto basta. Basta, ha chiuso qualsiasi tipo di canale. Credo sia una reazione normale. Poi si vedrà. Scopriremo che qualcosa. Poi dipende a cosa si attaccherà, se all'amore di un altro uomo o a un altro tipo di amore. Questo non so. Sto già svelando un po' troppo. Dici? Mi ammazzano. Qualcosa che hai in comune con il tuo personaggio di Azzurra, a parte la passione per le borse. Allora, quel personaggio di Azzurra è un personaggio che sicuramente attinge a una parte della mia vita. Nel senso, sai che noi abbiamo sempre delle maschere, no? Sì. Quindi alcune cose di Azzurra fanno parte di una maschera che io ho usato nel mio passato. Ok. Quando ero un po' più piccola, un po' più giovane. Ecco, vedi, questa è una delle poche che mi usa il marrone come... Ma non è marrone, eh? È nude? No, però non è un mi piace tanto invece, perché solitamente mettono sempre il rosa. Rosina? Rosina, le cose. Invece a questo colore mi piace un sacco. No, con la tua carnagione è Rosina faceva troppo Barbie. I'm a Barbie girl. In a Barbie girl. Chi erano? Gli acqua. Perché poi noi due siamo più o meno coetanei. Sì. Tu sei un po' più giovane. Di poco. Vai. Dopo i 30 tutto conta. Clio non ha un ufficio, ha un negozio. Diciamo che se tu vieni qua e ti porti via qualcosa, lei non se ne accorge. No, in realtà sì, invece. Sì, hai tutto in testa? Sì, sì. Tu ti ricordi tutto quello che hai? Mm-hmm. Tanto ti metto un po' di blush. Rimpolpante. Rimpolpante? Addirittura. Cioè distende un pochino le labbra, le lineette delle labbra. Funziona veramente? Sì, sì. Azzurra. E Francesca adesso uscirà di casa anche truccata, oltre che essere azzurra. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Togliere queste mollettine? Vai. Dalla regia! Wow! Spero che ti piaccia. No, è bellissimo. Abbiamo fatto una cosa mi piace quando la mia pelle è truccata
però non ma troppo. È luminosa. Ok. E qual è questa? Cioè, non mi hai usato tanta cipria, vero? No, è pochissima questa. Cipria. E prodotti leggeri, ovviamente, quindi fondotinta leggero, correttori leggeri. Vedi che bella e luminosa, è come se fosse la grana della mia pelle. Bello! But better. A voi piace? Speriamo di sì, dai, speriamo che vi sia anche piaciuto questo format di trucco intervista, perché non lo faccio spesso, però è divertente. Invece è divertente anche per chi viene truccata. Scoprire il tuo mondo. Adesso devi andare a prendere la tua piccola. Adesso devo andare. Quindi sì. Fai la mamma figa. Adesso fai la mamma figa che arriva lì tipo fuori così. Una più bella dell'altra qui a New York, le mamme. E allora sarai fighissima anche e oggi tu oggi. Sarò la più figa. Esatto. Scherzo. No, ma è vero, sì, cavolo. Adesso cammino per strada, mi ha truccato Clio. Capito? Mi ha truccato Clio. Ragazze e ragazzi, grazie per essere stati con noi. Grazie. Speriamo che vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticatevi di andare a vedere Che 10 aiuti 5. Che giovedì alle 21:25 credo, ora italiana. Uno. Un bacione da New York. Mua. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie a te.